Ciao a tutti ragazzi, prima di partire con questo video volevo salutare un po' di persone, un po' tante persone. Allora partiamo subito con LuckyMan02, MarkGameHD, Emilio Tamasco, Francesco Piri D'Amelio, Donato Gianmatteo, Alessio Fusco, Johnny Voria, Daniele Betti, Jolly, GodsSlime, ApoPhoenix, Fabio Tatatanni, Loris Lorenzini, Marco Campanella, Tommaso Lippi, It's Doom, anzi scusate, e poi il grande Zlatan Ibrahimovic, ce lo salutiamo, Davide Gella, Dami Espo, Luca P. Federico Gianola, Raffaele Caliendo, Marco Meazza, Revo Wilson, Riccardo Di Maria, Jaco Giombo, Salvatore Sepe, Alberto Passiante, Ganjaman, Tommaso Dolci, Riccardo Ghiani, Antonio Cuzzo, Pietro Pragliola, Ale sul tubo, Marco Marion, Tiago Simo, Matteo Pucci, Nico Dida, Pietro Vincoli, Federico De Munari, Poppy03, Thomas, Francesco Mazzu, Harry Games, Luca Scardapane e Giuseppe Vitale. Un minuto di saluti, però ci tenevo a salutarvi tutti. Adesso vi lascio al video. Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti alla puntata con la nostra Salernitana. Siamo giunti, se non sbaglio, alla 21esima puntata. Oggi abbiamo le partite contro il Cagliari, neopromossa, contro la Fiorentina e poi contro il Napoli in casa, il derby del sud tra Napoli e Salernitana, tra Napoli e Salerno. Ci siamo allenati, abbiamo completato i nostri allenamenti, sono aumentati dei giocatori, è aumentato il nostro Milaudero, è diventato un 71, è aumentato il nostro Cairallà, è diventato un 69, è aumentato anche il nostro Kelechi Iheanacho, che è diventato un 77, il grande Kelechi Iheanacho. Io ho cambiato anche i numeri dei nostri giocatori e in più ho sistemato la squadra in un 4-3-1-2, però adesso vediamo perché ci sono molti giocatori stanchi. E quindi dobbiamo vedere chi c'è e chi non c'è. Ringrazio poi chi mi ha regalato un giovane di talento e prospettive. Però, ragazzi, io vi chiedo davvero di non farlo. Adesso siamo pronti, possiamo andare a giocare contro il Cagliari. Allora, ragazzi, siccome oggi è diciamo l'anniversario di un giorno dove io stavo litigando, cioè lo scorso anno, stavo litigando praticamente discutendo con alcuni iscritti per quanto riguardasse la difficoltà della mia partita. Quindi oggi ho deciso di farvi vedere che sono leggenda, 6 minuti e che le impostazioni sono del tutto normali, 50-50, anche sotto, non è che non è questo il problema. Quello che volevo provare a fare era abilitare il fallo di mano, ma non so davvero come si possa fare. Per quanto riguarda il pallone, anche volevo cambiarlo, ci sono state lamentele, proviamo a mettere questo arancione. Questa sarà la squadra che affronterà il Cagliari alla Rechi 4-3-1-2, quindi abbiamo cambiato un modulo per giocare con la doppia punta. Falcinelli e Gabbionetta davanti insieme. Fuori Iheanacho che era leggermente stanco. Milalla dietro le punte con Gnukuri, Loftus-Cheek e Shaudone. In difesa c'è l'esordio assoluto del nostro Capradossi insieme a Tikba centrale, Rosy Abner sulle fasce. Quindi vi ho fatto vedere tutto, vi faccio rivedere ancora. 50-50, leggenda, 6 minuti. Eccetera eccetera, siamo pronti adesso ad andare a affrontare il Cagliari, una partita fondamentale perché noi manchiamo dalla vittoria da parecchio. Se non sbaglio sono 4 partite che non vinciamo. Adesso abbiamo uno scontro più o meno alla pari contro la neopromossa e quindi abbiamo la possibilità di fare punti. Buonasera a tutti e benvenuti dallo Stadio Arechi. La Salernitana affronta il Cagliari in questa sfida di Serie A. Lo scorso anno si sono affrontate queste due squadre nella Serie B 2015-2016. Oggi invece militano nel campionato di Serie A Team e sono partiti anche bene. Hanno rispettivamente 10 e 12 punti. 10 la Salernitana che insegue appunto al Cagliari che ne ha invece 12. Oggi potrebbe essere il giorno del sorpasso. Chissà, vedremo cosa ci regaleranno queste due squadre in campo. Questa è la formazione scelta dalla Salernitana, Audero in porta con Rosy, Abner, Otigba, Capradossi, una difesa a 4, centrocampo a 3 con Gnukuri, Shaudone, Loftus-Cheek, dietro le punte c'è Minala, le punte sono Falcinelli e Gabbionetta, esordio assoluto per Capradossi come abbiamo visto. Questo invece è quello che riguarda il Cagliari che risponde con un 4-3-1-2 a specchio. Questa è la formazione sarda, vediamo chi la spunterà, Alarecchi, occhio a Balzano. Che si distende in velocità. Balzano davanti a lui c'è Shaudone. Il cross passa lo stesso sul secondo palo. Cherry aveva trovato il colpo di testa. Ma Audero ci mette la mano e mette il calcio d'angolo. Occasionissima. Soffriamo tanto quando questi cross
praticamente cascano sul secondo palo. Adesso il pallone dentro di Gennaro, di testa ancora. Donza, il pallone si impenna per Abner. Partito Falcinelli, il tocco dentro è per lui. Falcinelli chiede l'1-2 con Gabbionetta. Il pallone è sul mancino di Gabbionetta, la deviazione. Il pallone sta terminando al lato. Per poco non interveniva su questo pallone Minala. Sarebbe stato interessante perché Minala era tu per tu con il portiere e avrebbe potuto sicuramente far male. Adesso Gabbionetta, il capitano, il cross dentro. Attenzione, dove c'è Loftus-Cheek di testa, c'è gol! Ruben Loftus-Cheek porta in vantaggio la squadra di casa. Al primo affondo passa subito la Salernitana con Ruben Loftus-Cheek, che sta trovando poco spazio quest'anno, davvero poco spazio, perché ci sono stati tanti acquisti importanti, da quello di Lodi, poi passando per Minala. Diciamo che a centrocampo non è facile trovare una maglia da titolare. Anche il giovane Kayalà, che si sta facendo vedere bene dall'allenatore, sta facendo grandi prestazioni. Ma qui Ruben Loftus-Cheek sfrutta al meglio l'occasione data in questa sfida infrasettimanale e porta in vantaggio la propria squadra. Primo gol in Serie A per lui, primo gol con la maglia granata in questa Serie A. Che controlla ancora da Donza, fa passare per Di Gennaro. Attenzione, lo spiraglio per Balzano. 1-1, posizione regolare, ha segnato il Cagliari. Gol di Balzano. Splendida la palla dentro di Gennaro, ma qui colpevolmente mancava, diciamo, la diagonale dopo che Abner aveva chiuso verso il centro. Di cui è arrivato in ritardo a chiudere. Su Antonio Balzano, che fa il primo gol in Serie A. E adesso dobbiamo ripartire. Risultato in parità. Occhio a Minala. Minala chiede l'1-2, lo riceve. Attenzione, Minala. Minala in aria. Minala può andare al cross. Il pallone dentro per Falcinelli. La parata incredibile. Profondo a cercare Ceravolo. Odigbalo insegue. Ceravolo fino in fondo. Attenzione, Ceravolo. Rientra sul mancino. Ancora Ceravolo. Lo prova. Il pallone resta lì dopo il palo. Allontana Rosi. Attenzione. Pericolosissimo il Cagliari con Fabio Giovanni Ceravolo. Adesso Di Gennaro allarga ancora per Ceravolo, dentro da Balzano che prova ancora. Emilaudero, santo Emilaudero, qui ci ha salvato con un tocco prima che il pallone andasse a sbattere sul palo. Rivediamolo. Non è questo però quello che doveva vedere la regia. Il pallone dopo danzato sulla linea. Attenzione, De Sena riesce a passare in qualche modo, dentro da Di Gennaro. Ceri. Il pallone dentro di Gennaro in posizione regolare. Non ci credo. Come fa a essere in posizione regolare lì? Voglio rivederlo. 2-1 Cagliari, ha ribaltato tutto. In questo primo tempo la nostra, che era la miglior difesa della Serie A, ha subito due gol in casa. Eccolo lì, colpevolmente lasciato solo. Lasciato solo davvero, senza alcuna ragione, proprio nel cuore dell'area di rigore avversaria. Fino in fondo, il cross sul secondo palo, Ceri! Si mangia il gol del KO all'ultimo secondo di questo primo tempo. Risultato sul 2-1 per la squadra in trasferta. E dobbiamo anche dire che uno dei migliori in campo è assolutamente Emilaudero. E quindi questo vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi noi andiamo a cambiare qualcosa. Fuori Schaudone. Minala andrà a fare il ruolo che più gli è congeniale, quello di centrocampista, e Gabbionetta giocherà dietro le due punte, che diventeranno Falcinelli e Kelechi Iheanacho. Ora Minala può allargare. Attenzione, c'è Rosi. Rosi per Iheanacho. Iheanacho prova a portare questo pallone fino in fondo, rientra sul mancino. Attenzione, Iheanacho contro Donza, lo salta. Iheanacho calcia, la palla resta lì. Schaudone, no, chi è? C'è il gol. Ed è anche regolare di Falcinelli, se non sbaglio. Se non sbaglio, Diego Falcinelli riporta il risultato in parità. È partito in posizione regolare, ma grande giocata di Falcinelli, ragazzi. Perché aveva visto di essere in offside, si mette in gioco e poi va ad attaccare la porta. E trova un gol facile facile per uno come lui, che si sblocca quando siamo alla nona giornata di campionato. Diego Falcinelli, primo gol in questa Serie A, primo gol con la maglia della Salernitana. Adesso ritorniamo in parità 2-2. La storia era meglio. Pallone rinviato, poi ancora Muru. Intercetta tutto Rosi. Attenzione Rosi, che può mettere questo pallone per Iheanacho. Rientra sul mancino Iheanacho. Dribbling. Pallone per Gnucci. La parata incredibile. Adesso Iheanacho dentro per Gabbionetta a lottare. Gabbionetta per Minala.
Milano in profondità, attenzione, pallone per lui, 1-2 con Falcinelli che può calciare! Diego! Falcinelli! 3-2! Abbiamo ribaltato tutto al 63esimo con la doppietta di Diego Falcinelli. Finalmente si è sbloccato. Lui che l'abbiamo praticamente acquistato a 0 euro, l'abbiamo fatto arrivare come un fenomeno assoluto, fino adesso aveva deluso e invece adesso ci regala dei momenti importanti e speriamo anche una vittoria, 3 punti fondamentali. Infatti stavo per dire quello, ma poi ho detto un attimo, la partita non è finita, dura 90 minuti, quindi dobbiamo stare molto attenti. Diego Falcinelli, doppietta in questa partita, 3-2, adesso siamo noi avanti. Occhio però, può ripartire ancora Falcinelli, attenzione a questo contropiede, Falcinelli viene attaccato, gioca questo pallone dentro per Ruben Loftus-Cheek, è un 4-1, Loftus-Cheek dalla parte opposta, il pallone intercettato, doveva gestire meglio qui il contropiede, Capradossi però riesce a saltare di testa, il pallone tiene, lo tiene in campo Falcinelli, attenzione, Nucuri, finisce qui, è finita! Siamo arrivati al fischio finale, partita bellissima soprattutto per i tifosi di casa, anche se il primo tempo è stato dominato praticamente dal Cagliari, nel secondo tempo grazie a un super Falcinelli andiamo a conquistare 3 punti fondamentali per il proseguio della stagione e anche per la salvezza, questa era una sfida salvezza e noi ci siamo presi la posizione sopra al Cagliari che abbiamo sorpassato di un punto. Come vedete partita molto equilibrata, tanti tiri, tanti gol. Alla fine la spuntata la squadra di casa, anche grazie a un super Emilio Audero e un super Diego Falcinelli. Questi sono alcuni dei risultati di questa nona giornata di Serie A Team, che ci vede adesso all'ottavo posto con 13 punti insieme alla Spezia, addirittura 4 punti dalla zona Europa. Non stiamo facendo un campionato così fantastico, ma la cosa bella è che dal 20° posto, dove troviamo poi il Napoli, non l'ultima arrivata, non la scema di turno, ecco, al sesto ci sono soltanto 8 punti dopo 9 giornate, quindi è un campionato un po' atipico, vedremo quello che succederà. Adesso abbiamo la sfida contro la Fiorentina. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'Artemio Franchi di Firenze. La Fiorentina affronta la Salernitana, reduce finalmente da una vittoria e da una bella prestazione in casa alla Recchi contro il Cagliari, vittoria per 3-2 in rimonta dopo aver chiuso il primo tempo 2-1. Ci aveva pensato un super Diego Falcinelli che oggi viene confermato titolare e insieme a Gabbionetta davanti, alle sue spalle c'è Verde. Ma andiamo a vedere prima la formazione della Fiorentina che si schiera con 4-2-3-1: Tataruciano, Jefferson, Basanta, Roncaglia, Gilberto, Brillante, Salifu, Bernardeschi, Bernard, Iacovenco. Davanti c'è unica punta Ryder Matos. La Salernitana risponde con un 4-3-1-2 che ha portato un ottimo risultato nell'ultima partita. Tante novità: Audeno in porta, Delgado, Marchese, Blanco, Teglio, la difesa a 4, Lodi, Sciaudone, Cairalla, centrocampo a 3 con Verde alle spalle di Falcinelli e il nostro Denilson, Gabbionetta. La Salernitana è il peggiore attacco della Serie A, però nell'ultima partita era in netta crescita visto che ha realizzato 3 reti. Vediamo oggi quindi cosa succederà in questo match splendido all'Artemio Franchi di Firenze. Pallone largo per Iacovenco, che prova a mettere le spalle per Brillante Matos. La chiusura splendida di Emilio Audero. Spalle alla porta, riesce a servire comunque Bernardeschi. Occhio a Salifu, che prova ad inserirsi. Il tacco di Bernardeschi per lui. Poi pallone per Matos. Lo va a chiudere Blanco. Il tocco dentro per Salifu, che ha calciato malissimo. Era stata davvero una bella azione questa della Salernitana, della Fiorentina. La Salernitana che si salva grazie all'errore di Salifu, abbastanza grossolano. 0-0 in questo primo tempo. Sembra essere tornata la Salernitana che tutti conoscevamo, quella che crea e non segna, subisce anche poco. E quindi 0-0. Adesso effettuiamo un cambio che, diciamo, è passato abbastanza inosservato nell'ultima partita, ma è lui che in gran parte ha cambiato le sorti del match. Sto parlando di Kelechi Iheanacho. Al suo posto, gli lascia il posto, insomma, Denilson e Gabbionetta, che oggi si va a accomodare comodamente in panchina. La Fiorentina adesso 2 cambi, Borja Cavallero e Mario Suarez al posto di Bernardeschi e, se non sbaglio, Salifu. Noi ne facciamo soltanto uno, togliamo il nostro numero 10, mettiamo il nostro numero 9 e speriamo di portare a casa almeno un punto. Adesso Lodi, attenzione, al limite Lodi può calciare, Tataruciano, il tocco fuori per Verde. Attenzione a Danielino Verde,
Reclama palla Minala, si fa vedere Minala, prova a portarla verso il fondo. Minala, un dribbling con una busta. Minala prova a calciare. Aveva fatto un numero pazzesco su Jefferson, ma poi è stato fermato sul più bello. Meneses la finta, prova a puntare Gilberto, se ne va molto bene. Attenzione a Meneses, il pallone fuori dove c'è Minala, in rovesciata, la palla resta lì. Attenzione, Shaudone, la palla ancora in aria. Jefferson serve Gilberto, può allontanare. La Fiorentina che ha rischiato tantissimo su questa azione della Salernitana. Adesso però attenzione perché vuole cercare di trovare il gol del vantaggio della Fiorentina. Con questo contropiede Bernard, il pallone dentro, taglio di testa, allontana. Adesso verde. Occhio perché può ripartire ancora la Salernitana. Iannaccio per Meneses. Il dribbling, poi si addormenta. Sarebbe stata un'ottima occasione se riusciva a servire. Spalle la porta Iacovenco, può mettere un cross dentro, serve invece Jefferson, ancora per Iacovenco, dentro questo pallone per Mario Suarez. Mamma mia, che occasione al 91esimo per la Fiorentina, qui ha sbagliato tutto Rossi, sotto porta poteva realizzare il gol del KO, il gol della vittoria, probabilmente non ci sarà neanche modo di reagire per la Salernitana. Tempo che sta per scadere, adesso Minala viene attaccato, riporta via questo pallone, poi Teio, attenzione, viene sovrastato da Iacovenco, che arriva fino in fondo, Iacovenco, il cross è lungo, finisce qui, 0-0, risultato forse giusto, forse no, perché la Salernitana ha meritato qualcosina in più, però per quell'occasione alla fine di Giuseppe Rossi, diciamo che va bene così, ci prendiamo un punto in uno stadio importante come l'Artemio Franchi. E che ci regala quindi ancora la gioia di muovere la classifica. Quando siamo giunti adesso alla decima giornata di Serie A, possiamo fare un piccolo resoconto. Siamo ottavi a 5 punti dall'Europa League addirittura e siamo a più 6 dalla zona retrocessione. Il Napoli finalmente si è tolto da quell'ultimo posto. Sono rimasti Chievo, Verona, Genoa e Torino in zona retrocessione, ma come vedete, diciamo, la classifica è molto molto corta. Anche il Bologna che è a 19, per dirti, non è tranquillissimo di poter fare la Serie A il prossimo anno. Può succedere ancora di tutto. Adesso ragazzi è arrivata la relazione dei nostri osservatori. Andiamo a vedere se abbiamo trovato qualche giovane interessante. Per il nuovo Ibra dobbiamo ancora aspettare. Per quanto riguarda invece in Romania, niente di che. Neanche qui sarà difficile trovare qualcuno con i nostri osservatori che sono abbastanza scarsi, bisogna dirlo. Fernando Braga non sembra male, io lo prenderei. Poi c'è anche Elder Bastos, 15enne, non sembra male neanche lui. Quindi prendiamo sti due, dai. Elder Bastos, sperando, incrociando le dita, che sia un grande talento, come anche Fernando Braga. Dai ragazzi, adesso dobbiamo andare a giocare l'ultima partita di questo episodio, che affronteremo il Napoli nel grande derby del Sud. E quindi non vedo l'ora, andiamo subito a giocare questa partita. Buon pomeriggio a tutti dallo Stadio Arechi, è il giorno che tutti stavano aspettando. C'è grande rivalità fra queste due squadre, c'è grande rivalità fra queste due grandi città, ma c'è anche rispetto perché finalmente si riesce a vedere una grande partita del Sud, un derby del Sud tra Salerno e Napoli, tra la Salernitana e il Napoli, che non naviga in buonissime acque in questa Serie A. È partito male, due vittorie, tre pareggi e cinque le sconfitte per la squadra partenopea. È partita abbastanza bene invece per essere una neopromossa la Salernitana, che sta facendo bene, si è posizionata fino ad ora all'ottavo posto in questa Serie A con 14 punti. Vediamo cosa ci regaleranno queste due squadre. Sicuramente sugli spalti è una magia davvero da assaporare. Il clima è molto molto bello per entrambe le parti, c'è comunque tanta rivalità, ma come vi ho detto, grande rispetto. Adesso vediamo le scelte degli allenatori. Formazione titolarissima per la Salernitana con Audiero, Rosi, Blanco, Marchese, Delgado, Ciaudone, Lodi, Gnucurì, Gabbionetta alle spalle di Iannaccio e il nostro Falcinelli. Qui vediamo inquadrato invece Dumitru che gioca con la maglia del Napoli. Adesso Reina in porta. Vediamo le scelte, appunto. Reina un 4-3-3 con Strinic, Uvini, Kirikesh, Enrique. Tre di centrocampo, Allan, Chalobah e Jorginho, Insigne, Dumitru. Non gioca Higuain. Comunque è tutto pronto per questo match. Vediamo cosa succederà in questa grandissima sfida. Adesso batte il Napoli. Tocca il primo pallone del match, Dumitru. È inattaccato, deve rinviare profondo dove c'è Gnucurì a saltare insieme a Allan. Pallone resta lì, attenzione Gnucurì. Può mettere un pallone dentro per Iannaccio. Posizione regolare!
No, era fuori gioco, ma aveva comunque sbagliato il nostro Kelechi Iheanacho. Non ha trovato la porta. Ottima occasione, però vediamo, era partito leggermente in anticipo, o forse leggermente ritardo il pallone di Nyukuri. Comunque buono il tentativo per questa Salernitana che si sta rendendo pericolosa. Sostenic cerca un pallone dentro, Rosi non arriva, arriva Dumitru, c'è Lobba ancora per Dumitru, una botta pazzesca, la parata di Audero. Mamma mia ragazzi, che mina ha tirato Nicolau Dumitru. Rientra sul destro, il tocco per Nyukuri, spalle alla porta, adesso c'è Gabbionetta che può puntare, rientra sul mancino. Attenzione, Gabbionetta lo lascia partire Reina, poi il pallone resta agli Strinic, mette rimessa, prova ad allargare, aveva visto il movimento di Delgado, pallone intercettato adesso Insigne, però prova a tagliare verso il centro Lezzerini, all'indietro, pallone intercettato da Falcinelli, dentro ancora la Gabbionetta che può andare, Gabbionetta profondo per Iheanacho con i tempi giusti stavolta Iheanacho, 1-0, esplode la Reki, ha segnato lui, Kelechi Iheanacho, se non sbaglio, primo gol in questa Serie A per Kelechi Iheanacho, il numero 9. Ottimo l'inserimento stavolta, splendida la palla di Gabbionetta che fa passare il pallone fra le gambe di Uvini e il pallone poi non può sbagliare davvero questa occasione Iheanacho. Reina in uscita che davvero forse, non so, credeva fosse anche fuori gioco oppure aveva capito che non poteva farci nulla, comunque rimane fermo e c'è il gol di Kelechi Iheanacho, primo in questa Serie A team, primo in assoluto nella Serie A per il bomber nigeriano. Prova di entrare sul mancino, tocco all'indietro, arriva anche Lodi insieme a Righe che gli strappa questo pallone. Ottima anche la dote di Lodi in interdizione. Adesso attenzione, pallone intercettato, può andare il Napoli con Lezzerini, il palo, si salva ancora la Salernitana, occasionissima per il Napoli. Prova di entrare sul destro, il pallone per Gabbionetta, di prima per Iheanacho. Iheanacho può andare con il mancino, non trova la porta, occasioni da una parte e dall'altra, partita splendida, 1-0 ancora per la Salernitana. Finisce il primo tempo, è in vantaggio la squadra di casa con il gol di Iheanacho, ma il Napoli è vivo, ha colpito anche un legno al 40esimo, quindi dobbiamo stare molto molto attenti, la partita non è finita. Sono ancora Reina, il tocco, attenzione, ha sbagliato tutto Falcinelli, dentro per Iheanacho, che occasione sprecata. Qui Reina aveva regalato un'occasione da gol pazzesca a Falcinelli, che non è riuscito a servire Iheanacho per il tap-in. Il colpo di testa non arriva perché vede, cade giù inspiegabilmente. Ci salviamo. Mamma mia, Milaudero para un tiro abbastanza centrale ma molto pericoloso perché poteva fare meglio qui il numero 22. Però attenzione, in contropiede è partito subito dalla Salernitana con Verde, attaccato da Hamsik. Anche lui era partito dalla panchina, quindi Verde, ancora lui però fa partire Delgado, Hamsik intercetta, occhio al contropiede, la ripartenza del Napoli con Kirikesh attaccato da Blanco. Kirikesh contro Blanco che gli porta via questo pallone, ancora Blanco lo protegge, poi allarga dove c'è Rosi, Rosi per Loftus-Cheek, occhio perché c'è il pressing del Napoli e la Salernitana può andare facilmente in avanti. Verde ancora per Loftus-Cheek, attenzione che è partito Iheanacho, il pallone è per lui deviato, occhio a Chalobah, ancora Iheanacho però si fa riprendere il pallone Loftus-Cheek, ora Minala dentro per Nyukuri, ancora Nyukuri, attenzione, lascia lì il pallone, non è possibile prendere il contropiede al 90esimo, non è possibile. Adesso può partire il Napoli con Chalobah, Chalobah, il cross dentro per Higuain, chiuso da Marchese, poi Nyukuri, può ripartire ancora la Salernitana, attenzione con Verde che viene attaccato da Hamsik, non c'è fallo, sì, calcio di munizione, possiamo respirare, possiamo respirare, c'è ancora tempo per il Napoli ma ce n'è poco. Però attenzione, qui ha sbagliato completamente Blanco che regala il pallone a Dumitru. Dumitru riesce a girarsi, attenzione c'è Higuain davanti a lui, Dumitru, il cross dentro è Shaudero che la fa sua ed è finita, è finita. Altri tre punti fondamentali per questa Salernitana che batte il Napoli nel derby del sud che non si vedeva davvero da tanti anni in Serie A. Siamo molto molto soddisfatti per questo risultato, grazie al gol di Kelechi Iheanacho portiamo a casa tre punti e portiamo a casa un derby fondamentale per i tifosi, fondamentale per la stagione, anche per la fiducia che ci dà in vista dei prossimi match. Primo tempo molto bello, secondo un po' tirato per diciamo la voglia della Salernitana di non scoprirsi troppo e di portare a casa il risultato. Il Napoli ha fatto un po' pochino, anche perché non mi spiego le scelte di tenere fuori Higuain e di tenere fuori Hamsik.
Anche Lorenzo Insigne non ha giocato, quello che giocava era il fratello Roberto, quindi queste sono scelte francamente inspiegabili. Adesso ho visto una classifica leggermente piacevole, perché siamo al sesto posto a 3 punti dall'Europa League, davvero, stiamo andando benissimo, stiamo volando e siamo anche a più 9, sì, a più 9 dal Torino che è 18esimo, quindi a più 9 dalla zona retrocessione, quella è la cosa che più conta. Perché poi alla fine squadre come la Roma, la Fiorentina, magari anche il Napoli, riusciranno a tornare ai livelli, anche la Lazio, ma la Sampdoria, l'Udinese, riusciranno a tornare ai loro livelli, a prendersi quelle posizioni lì che gli spettano. Atalanta e Bologna sono destinate, secondo me, a calare e a perdere qualche posizione, come purtroppo, mi dispiace dirlo, anche noi saremo destinati prima o poi a calare un pochino. Però speriamo il più tardi possibile. Noi siamo molto soddisfatti. Andiamo a vedere la classifica marcatori. Naturalmente non c'è nessuno dei nostri. Però c'è Paloschi che è primo con 7 gol. L'unica classifica dove ce la giochiamo, secondo me, non è nemmeno questa degli assist, dove c'è Gabbionetta con 2, ma è questa qui, dove c'è Reti Inviolate, Audero con 8, primo davanti a Buffon e Perin, che sono secondi con 5. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata, dove affronteremo sfide importanti per la salvezza, come quella contro l'Hellas Verona, poi contro l'Udinese in casa e poi il match contro il Palermo. Partite molto importanti per il nostro campionato, anche perché se riusciamo a fare tanti punti prima del mercato di gennaio, magari lì ci possiamo prendere qualche scelta importante del tipo puntare più su qualche giovane rispetto ai giocatori esperti. Una volta che abbiamo conquistato la salvezza, sarebbe più facile far giocare i nostri talenti. Io ho detto questo, ragazzi, vi saluto, ci vediamo al prossimo appuntamento che arriverà fra 2 giorni, credo, quindi mi raccomando tutti qui a mettere mi piace e a sostenere la Salernitana. Un abbraccio a tutti, un bacione da Zlatan.